Marco Safio, ecco, vittoria importante a Pagani, a chi la possiamo dedicare questa vittoria? La vorrei dedicare a Tommaso Cancellotti, che comunque sta passando un brutto periodo, quindi la voglio dedicare proprio a lui. Ecco, proprio in questa gara con la Paganese, sia tu che Lisi avete cercato un po' di tamponare, ecco, l'assenza di Tommaso Cancellotti, segno che, ecco, la sua assenza ha richiesto due calciatori per farne uno quasi. Vabbè, sì, comunque Tommaso, cioè, il suo ruolo, poi comunque sta facendo un'ottima stagione, quindi è normale, è difficile. Poi, però dai, alla fine Lisi si è comportato benissimo e siamo felici. Ecco, dopo l'apparizione a Foggia, seconda apparizione adesso anche in campionato, segno che Marco Safio sta tornando, diciamo, ecco, disponibile, quindi sarà un'arma in più, per una freccia in più per questa rivestata. Vabbè, io come ho detto anche settimana scorsa, cioè, mi alleno, do il massimo negli allenamenti, poi comunque sta il mister a decidere se mandarmi in campo o no. Io comunque vado, darò il massimo e mi farò trovare pronto. Ecco, ti chiedo anche a te un tuo parere, visto che sei nuovo di Castellammare, che cosa hai provato quando hai visto quei tifosi che festeggiavano alla vittoria con la Paganese? Ad essere sincero, mi sono venuti i brividi perché non me l'aspettavo ed è stata una bellissima scena. Cioè, comunque si nota che è un'ottima, cioè, una bellissima piazza, e quindi i tifosi sono abbastanza calorosi e sono sempre vicini, quindi è un'arma in più per quando andiamo in campo. Ci sarà il big match tra le prime della classe, Lecce e Foggia. In caso di pareggio e con una vittoria della Juve Stabia, la squadra salirebbe prima in classifica. Questo potrebbe servirvi come ulteriore spinta? Vabbè, noi dobbiamo comunque pensare a noi, poi ancora il campionato è lungo, quindi pensiamo partita dopo partita e cerchiamo comunque di portare sempre i tre punti a casa. Ora c'è il Cosenza, pensiamo a far bene e, come ha detto Stefano, comunque a portare i tre punti a casa è importante, quello è l'importante. Ecco, si parla con insistenza di grande gruppo, un gruppo legato, ma chi è il collante di questo gruppo? Chi ha determinato? Perché generalmente in uno spogliatoio ci sono sempre quegli elementi che fanno da raccordo. No, vabbè, comunque, cioè, siamo tutti bravi ragazzi, quindi ci troviamo, cioè, si è creato un bel gruppo anche per quello, perché comunque andiamo tutti d'accordo ed è bello, è un'arma in più, ripeto, anche perché comunque ci aiutiamo in campo, quando scendiamo, chi sta fuori comunque incita chi gioca e così via, quindi è una bella cosa. Ecco, domenica c'è la possibilità di confermarsi schiacciasassi fra le mura amiche, noi ce la curiamo ovviamente, 15 gol fatti, 2 subiti, 5 punti, cioè 5 vittorie su 5, davvero, ecco, per Cosenza sembrerebbe molto difficile, però quale insidi secondo te può nascondere una gara del genere? Una troppa tranquillità, una troppa, diciamo, serenità? No, tranquillità non penso proprio, perché comunque il mister ci tiene sempre con l'attenzione alta, quindi, però il Cosenza è un'ottima squadra e lo sta dimostrando comunque in campionato, perché è subito dietro le grandi, come possiamo dire, e comunque bisogna prestare sempre attenzione, che sia il Cosenza che sia un'altra squadra, quindi bisogna stare sempre concentrati e dobbiamo fare ciò che ci dice il mister con convinzione. Ecco, ti aspetti, visto che la gara è stata spostata alle 18.30, non più alle 20.30, l'ha chiesto la Juve Stabia, ricordiamolo, un pubblico delle grandi occasioni, visto, ecco, anche questo entusiasmo che davvero è tornato alla grande? Vabbè, io spero di sì, comunque speriamo che vedremo sempre più gente allo stadio, partita dopo partita. Per invece un fatto personale tuo, ti aspetti magari l'esordio dal primo minuto, visto che ormai l'esordio l'hanno fatto quasi tutti, tranne qualche elemento? Ah, io ripeto, io mi alleno al massimo, poi comunque il mister a decidere, io farò sempre di tutto per farmi trovare pronto.